Ok, qua. Saliamo. Esamina. È chiuso a chiave. No, guarda che c'è. Sei riuscito a trovarmi? Kiriko? Mi hai cercato per tutta la notte? Sei il solito sconsiderato. No, ci casco. Perché indossi quegli abiti? Un attimo, vedo che saresti arrivato. Ti ho anche preparato la colazione. Erano 6 mesi che ti cercavo. Devo raccontarti un sacco di cose. Ti ho preso un panino alla yakisoba. Ieri non hai potuto mangiarlo, vero? Un panino alla yakisoba? No, non ci casco. Riportami alla mia era. E tu verrai con me, che tu lo voglia o no. E se rifiutassi? Mi metterai le mani addosso. Cattivone. Non dire sciocchezze. Sei un ragazzo, vero? Però un po' più piccolo di lui. Vuoi scoprirlo tu stesso? No, grazie. Rifletti. Tento a crederci. Kiriko Douji era un ragazzo vestito da ragazza. E il suo vero nome è Tsukasa Okino. Quindi il tuo vero nome è Tsukasa Okino? Sei un ragazzo che veste da ragazza. Bel modo di confessarmi i tuoi sentimenti. Non è piacevole sentirlo, ma? Dovevo sopravvivere in quell'era. Vabbè, devi diventare una donna. Avresti preferito che mi radessi la testa? Perché indossi ancora quegli abiti? Pensavo ti piacessero. Eh? Ma è arrossito? È proprio buffo, Ijiyama. Lo faccio perché mi conviene. Posso nascondere il fatto che sono in vita. Tento a crederci. Ancora questo, che niente. Allora è qua. Vabbè, l'abbiamo già visto. Perché proprio Kiriko? Perché hai scelto Kiriko Douji? Professor Douji era d'accordo. Ecco, lui ha avviato la ricerca da Shikishima. Grazie alle sue scoperte, la Shikishima ha fatto grandi progressi dopo la guerra. Forse perché gli ho mostrato le tecnologie del futuro. Oh my god. Cioè, ti ho fatto vedere un UFO e guarda caso sei andato avanti tecnologicamente. Perché? Perché hai accettato un accordo simile? Per la sentinella. Ok. Diceva sul serio? Ha detto che è stata lei ad aver costruito la sentinella. Cosa volevi fare con la sentinella? È arrivata qui. A causa di un incidente. Creala con la tecnologia degli anni 40. Sarebbe stato impossibile, non credi? Sarebbe anche oggi, 40 anni dopo. Viene dal futuro. È stata creata da una fabbrica automatica. Terminator, praticamente. In poche parole, l'incidente ha causato un guasto. Per poter combattere dovevamo ripararlo. Non serviva per combattere contro l'America? Vabbè, questo è rimasto effettivamente alla prima guerra mondiale. Serviva per combattere? Che cosa? Comunque, devo tornare indietro. Se facessimo funzionare la sentinella, potremmo evitare di perdere la guerra. Lui pensa ancora alla guerra mondiale. Ha del potenziale, ma sei troppo ingenuo. Pensala come vuoi. Non mi importa chi sei, tu verrai con me.
i raid aerei sulle città, su Okinawa, Hiroshima, Nagasaki. Devo prevenire quella devastazione. E che abbia torto, Vedo che hai fatto ricerche. Ovviamente dopo. Vivi lungo il fiume e lavori sodo per sopravvivere. Si guadagna i suoi panini alla yakisoba. Per quello che poi si incazza. Lavora sodo per questi panini. Davvero un osso duro. Mi hai osservato per tutto questo tempo? Ho un'idea. Devo prima fare una cosa qui nel 1985. Aspettami finché non avrò finito. Anzi, potresti aiutarmi? È una cosa che ti riguarda. Quando avremo finito, io farò tutto ciò che vuoi. Farò tutto ciò che vuoi. Che ne dici? Guarda, lui ci sta pensando. Tutto ciò che voglio? No, io voglio che torni con me. Tornare insieme a lui. Se questo è ciò che vuoi. Ripetici su, la mia base è al primo piano. Dove c'è il panino? Dove vai? Con addosso questa divisa, dove vuoi che vada? Fammi indovinare, la scuola? Divisa scolastica? Dimenticavo, il panino è sul tavolo. Ti brontola lo stomaco. Ieri non hai mangiato, vero? Lavora sodo, ma non abbastanza. La porta è aperta. Niente, divisa scolastica è nel coso, ma non... Aspetta. Non usare il cibo per ingannarmi, metti via l'orgoglio e va a prenderlo. Vabbè, andiamo a prenderlo. Ok. Guarda come è contento. Tac, 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 tac. Non è più qui, ma guarda che caso. Mi ha ingannato col cibo? Però... un panino alla yakisoba. Non potevo resistere. Mangia. Sentiamo com'è. Delizioso. La salsa dolce e piccante è squisita. Basta. Da leccarsi i baffi. Rifletti. Indossava una divisa. Starà andando a scuola. Perché proprio a scuola? Che ne sappiamo? Niente, pancino, che adesso... A ogni modo devo trovare Okino. Non posso lasciare che scappi così. Potrei andare alla mia vecchia scuola. Vai. Continua. Ok, abbiamo finito il suo prologo. Ondata 03. Il 7 maggio, Ijiyama. Dunque, lo copro un attimo. Comunque, le sentinelle sono armi incredibili. Con le loro potremo difenderci e cambiare il corso degli eventi. È solo quello che copro. Ancora con questa storia, Ijiyama. Eccoli qua, tutti e due. Smetterò quando vinceremo, Okino. Ora dove andiamo? Aspetta, non abbiamo finito. I rinforzi. Vedo gruppi di kaiju dappertutto. Rilascio altri toni per espandere il raggio della ricerca. Bene, io penso fare a pugni. I titani lì dietro mi preoccupano. Li hai visti? I gitani? Quelli grossi e rotondi? Non gitani, titani. Si chiamano così perché... chissà perché. Lascia perdere. Il titano è un deimos costruito per scavare. Tutte le lame rotanti che ha sul dorso. Ah sì, in effetti si vede là qualcosa. Per scavare nel terreno. Per raggiungere il terminale devono trivellare la terra, non farli passare. Anche stavolta si parla di raggiungere il terminale. Sono lenti come lumache, li faccio fuori con un colpo solo. Resistono alle pressioni più alte e spaccano qualsiasi tipo di pietra.
che li sottovaluti, faranno fuori te con un colpo solo. Ah sì? Aspetta. È lì che sono diretti, ma sembra. Sì, quello è il punto in superficie, più vicino al terminale. La sentinella è di prima generazione, sfrutta la sua mobilità. Perché le altre sono, boh, sono su, ancora sulle sedie a rotelle, non so. Mentre sei diretto lì, potresti eliminare qualche casu. Come se avessi altra scelta, andiamo. Lo fan capì. Condizione per la vittoria, distruzione di tutti i casu e distruzione terminale. Punti energia si consumano con l'uso delle armi potenti. Per recuperare punti energia devi sconfiggere i nemici. Oppure usa difendi. Cioè, praticamente salti il turno sostanzialmente. Zack c'è, Matteo ha detto che veniva dopo. Quando usi difendi i tuoi movimenti sono temporaneamente bloccati. Usalo strategicamente e quando è più vantaggioso. Prova a usare attacco in salto che consuma punti energia. Quindi ci sono questi. Si vede anche la minimappa. No, ce ne sono almeno tre di titani. Quindi azione, attacco in salto. 50 punti, energia, ne abbiamo 550. Vabbè. Arriva malapena, ma vediamo. Vediamo. Ok, il titano non l'abbiamo preso in pieno. Ok. Furia, un attacco violento con i pugni. Placcaggio, esegue una mossa offensiva nel punto designato e spazza via i cagi di terra che trovi sul tuo cammino. Vabbè, facciamo questo che dovrebbe tranquillamente, vediamo. Ok, fatto. Ecco, però questi stanno andando tutti. Attacco in salto. Vediamo. Allora, in teoria l'anello azzurro dovrebbe essere l'energia rimasta, quindi in teoria ce ne abbiamo ancora un po'. Facciamo attacco in salto, riusciamo a indebolire tutti questi. Attacco alle spalle, tra l'altro i danni sono per 1,5. Se riusciamo qua riusciamo a prenderli quasi tutti. Ok. Riusciamo a prendere tutti e due, no? Vediamo. Non credo, però. Oh, sì. Wow. Vabbè, qui siamo assolutamente... È solo questo? Sì. Ma è ancora il tutorial alla fine questo, perché anche lì mi spieghi. Aspetta, ho imparato troppo presto, però... Punti energia siamo praticamente pieni. Ce ne sono altri, ma non finiscono mai. Ce l'ho fatta appena in tempo. Attivo Egida prima che ci sopraffacciano. Sopraffacciano. È quello che ho visto prima. Che stai tramando? Non te lo permetterò. Ijiyama, lascia che se ne occupi lui. È dalla nostra parte, vabbè. Oh. Davvero? Ma vuole fare qualcosa al disco volante? Fa parte del piano e poi voglio che proviamo una cosa. D'accordo, mi fido. Il terminale possiede diversi sistemi di difesa. Ora che possiamo accedervi, dovresti essere in grado di controllarli. Vediamo se ci dà delle azioni in più. Lascia che il terminale attacchi Kaju direttamente. Il disco volante può attaccare i Deimos. Prova a usare questo, l'IM Plasma. Meta abilità, raccogliendo i meta chip ottenuto sconfiggendo i nemici, il meta indicatore, che è quello che vediamo in basso a sinistra, situato nel, si riempie ed è già al massimo. Ok. Quando il meta indicatore è pieno, puoi usare la meta abilità, quindi col triangolo.
in una cosa in più. È come se fosse un... vediamo. Ok. Mette un impulso elettromagnetico del terminale che ferma il movimento e fa cadere al suolo i kaiju volanti. Kaiju volanti. Ah, li attacca tutti praticamente. Beh, quelli piccoli volano di sicuro, gli altri non lo so, però. Ok. Che cosa hai fatto? Il terminale ha forzato l'isolamento degli obiettivi selezionati a portata. Isolamento? Straordinario! Spariamo ancora! Non possiamo, ma dovremmo avere qualche altro asso nella manica. Vediamo. L'unica meta abilità che puoi usare in battaglia è il plasma, e puoi usarlo solo una volta. Penso, spero adesso, non per sempre, però non lo so. Quando i potenziamenti dei terminali sono disponibili, puoi sbloccare, ok, vedi, e potenziare diverse abilità. Puoi anche aumentare il numero di utilizzi. Oh, ok. Quindi possiamo avere più abilità e anche quante volte possiamo usarli. Presumo che sia dovuto al consumo. Cioè, il meta indicatore adesso è a 6, diciamo, di 10. E quindi se tu riduci il consumo ne puoi usare di più, chiaramente. Oppure altre cose. Una combinazione di altre cose. Il meta indicatore è salito un attimo. Dunque, vediamo la situazione. C'è questo titano. C'è questo titano. Che in realtà, guardarle, sono bull. Il più vicino qual è questo, in teoria? Allora, qua risulta come attacco alle spalle. Okay. Comunque non è mai... Facciamo furia. Ok, l'angolo non importa, praticamente lo rimanda indietro sulle linee blu. Non ce la fa. No, aspetta un attimo, furia. Ok, passi al passo che... Questa cosa qua del passi non ho ben chiaro. C'è un consumo da qualche parte, no? Oh, vedo che ci va tranquillamente fino lì. Ok, altre. Indica... là. Cosa è successo? Attivazione Egida confermata, quindi l'ha attivato lui. Tutti i nemici intorno a noi si sono distrutti come per magia. Perché non mi hai detto prima che avevamo armi del genere? A che servivano le sentinelle? In effetti. L'attivazione richiede tempo, dobbiamo difenderci finché non sarà completata. Così il terminale verrebbe chiuso e non potrà mai più essere aperto. È una cosa negativa? Qui Goto, sei uno dei compatibili del settore 5? Chi stai comunicando? Non voglio pensare a questo, non diglielo, Ijima. Ijiyama. Nessuno, sono da solo? C'è qualcosa che non quaglia. Sentinella... Rilevato. Si stanno attivando delle sentinelle in un'altra posizione. La 17 e la 19. Quante sentinelle operative ci sono, infatti? Ok, ma probabilmente non lo sappiamo adesso. Vediamo. Oh! Ora è accesso alla storia di Natsuno Minami. Piacciono quei pantaloncini. Cool! La nostra waifu. Siamo sempre nell'85. Glielo copro, ma ve lo dico io. Ok. Qua c'è qualcosa, no? Andiamo in qua. Oh. Minami. Natsu! Che non ha detto Natchan, ha detto, no? Di che parlate con queste facce serie?
Niente di speciale, è diventata rossa però, eh. I sogni che abbiamo fatto ieri notte, ci siamo sognati a vicenda e... Oh davvero, qualcosa di interessante? No, non proprio. Ci chiedevamo se i sogni sono influenzati dai film che guardiamo. Abbiamo filmato d'amore. Oh sì, la videocassetta che mi hai chiesto l'altro giorno. E non solo, non solo romantici. Stavo per portartela. Davvero? È bella alta questa qua. Sì, finalmente. Grazie mille. Ero proprio delusa di non aver registrato UFO e misteri la settimana scorsa. La partita di baseball è durata davvero troppa. Troppo. Baseball, non è softball che giocano loro. UFO e misteri. Un programma TV che mostra video impressionanti. Le scoperte più recenti relative a UFO. Per fortuna ci sono delle testimonianze, ci mancherebbe. Non ho ancora guardato il film che mi hai prestato ieri sera. Dai, devi guardare Ext. Cosa sarà? Extraterrestre? È un classico. Ho visto il cinema almeno 3 volte. Non si può parlare di alieni senza aver visto quel film. In realtà non ci tengo molto a parlare di alieni. Grazie per averlo registrato, figurati. Vediamo. In un film di fantascienza, un alieno finito sulla Terra fa amicizia con un bambino. È un classico dell'82, scusa. Ora mi dirai, rieccola con i discorsi folli su UFO. È un po' strana la ragazza che si interessa di UFO. No, no, figurati. No, no, via. Dobbiamo domandargli su questo. Se lo guardassi, saresti come me. Sono già qui sulla Terra, sai? Sì, i rettiliani. Come quelli di come Visitors. Sembrano piovere e vogliono distruggerci, giusto? No, quello è Polipazzo di Super Mario. No, 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 tutto sbagliato. Quello è un libro. Chiama La Guerra dei Mondi. Oh, Natsu. Una volta che cominci non c'è modo di fermarti. È una nerd, praticamente. Aspetta e vedrai, un giorno lavorerò alla NASA. Sei giapponese, bella. E troverò un vero alieno. Allora dovrei migliorare in scienze. Vabbè, però sì, se diventa una super ricercatrice, vabbè, ok. Uff, hai ragione. La Guerra dei Mondi, un famoso romanzo di fantascienza in cui i marziani, simili a piovere, usano armi a 3 gambe chiamate tripodi per invadere la Terra. Ed è quello da cui Orson Welles ha fatto la trasmissione, se non sbaglio, ha fatto la trasmissione, non so se erano gli anni 30-40, se non mi ricordo, alla radio, in una radio importante di Londra, e la gente si è spaventata perché ci credeva davvero, perché loro avevano messo anche sotto le esplosioni, eccetera. E lui aveva fatto la trasmissione in modo drammatico. Siamo stati invasi, eccetera. E praticamente sono impazziti tutti. Cioè, questo per dire come la gente ci crede ai media. Che fa malissimo crederci. Te lo riporto presto. Fai con comodo. Ci vediamo. Ciao. Ci vediamo. Sono già tutti lì. Noi abbiamo snappato. Non vedevo l'ora. Guarderò con le cuffie quando tutti saranno a letto. Perché scusa, dove abita lui? Chi c'è? Questa chi è? Yuki. Aspetta, non ti hanno ancora dato la nuova divisa? Beh, non sta male così. Oh, guarda il pancino. Chi cavolo lo sa? Non importa, perché sorridi? Cosa c'è in quella videocassetta? Oh, questa? Vediamo. Ancora. Ma scusa un attimo, no! No, aspetta, 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 aspetta. Ok, c'è registrato uno speciale su UFO. Me l'ha prestato un amico.
Ah, ora capisco il sorriso. Sei ancora la donna spaziale. Sono strana, vero? Certo che no. Mi fa piacere che tu sia ancora la mia Annette. La sua? Magari non chiamami più la donna spaziale, possiamo chiamarla la donna cannone, non so. È il soprannome di quando eravamo bambine, è proprio... Ma guarda, è Takamiya. Oh, gata. La cricca dei curi che hai ora gira intorno alla nostra scuola. Cosa pensi di fare? E tu chi sei? Mia madre? Non sono una fanciulla da salvare, ma la so cavare da sola. Non preoccuparti per me, sfigato. Eh? Però... Interrompi la rissa. Però quasi quasi non... Oh gata, calmati. Non cominciare una zuffa nel mezzo del corridoio. È lei quella che va in giro a scatenare risse, lo sai? Anche tu, Yuki. Ma non è che si piacciono questi due? Soprattutto lei. Va bene, scusa, Nat. Non a lui, a chi so scusa. Come? Che delusione. Cioè, lei cos'è voleva fare a pugni, davvero? Yuki? Stai tranquilla, va sempre così. Oh, a proposito, posso venire al tuo allenamento? Certo. La campanella. Devo tornare in classe. A dopo. Ok, qui niente, qui niente. Qui niente. Qui niente. Torna nell'aula oppure... Oppure torna nell'aula. Ok. Torna al banco. Dopo le lezioni. Veloce come sempre, Natsuno. Hai migliorato il tuo tempo? Oh. Ecco, oggi c'è vento. A favore, tra l'altro. E correvo contro vento. Ah, ecco, vabbè, vabbè. Quindi. Ehi, matricola. Dice a noi. Vediamo che cavolo è questa. Capitano della squadra di atletica, ok. Sì, senpai. Devo andare dall'insegnante a parlare del prossimo incontro. Ti dispiace ripulire tutto? Beh, in realtà... Ok. Dove sono gli altri? Ci sono solo io. Sono andati tutti a gambe. Un altro uomo sospetto. Guarda, guarda, tutto vestito di nero con i guanti neri addirittura. E gli occhiali neri. Ce n'erano due o tre anche in cortile. Chissà perché sono qui. Sembra che cerchino qualcosa. Uomini che indossano abiti neri. E se? Uomini in nero. Rifletti. E se fossero gli uomini in nero? Beh, in nero sono di sicuro. Dell'organizzazione che sorveglia gli alieni? Forse... Qui vicino è atterrato un UFO. Un alieno tutto solo dimenticato da un UFO. E inseguito da ostinati uomini in nero. E questa è la fantasia. Non gli manca. Viene salvato da un terrestre. Che storia, se fosse vera. Che roba, perché tanta fretta? Non conosco quella divisa di quale scuola è. Questo l'avevamo già visto, no? Niente, non ci fa... Dobbiamo pulire. Devo darmi una mossa, se no la senpai dà di matto. Andiamoci da fare. Ok, vediamo. Ok, spogliatoio delle ragazze. Ah, finalmente ho finito. Si dice che questi agenti segreti intervengano quando viene avvistato un UFO. Si chiamano uomini in nero. Mm.
Armadietto. Sono stanca, non ho voglia di cambiarmi, ma noi abbiamo voglia di vederti cambiare. Potrei andare a casa vestita così. No, no, ti prego, cambiati. Però ho sudato, eh. Vai, vai. Cos'è stato? Esamina. Qui c'è qualcosa. Ma non sarà... Cos'è successo? Un pervertito? Il pervertito sei tu, che sei entrato così, nello spogliatoio femminile. Pensavo che ti stessi cambiando. Traduzione, speravo che ti stavi cambiando. Ehi, che pensi di fare nello spogliatoio delle ragazze? Sono venuto ad aiutarti, ti ho sentito gridare. Sono in giro, tipi strani in abito nero. Hai visto anche lui, quindi. Perciò ho pensato... Qui l'unico pervertito sei tu. Vattene via, guardone. Anche un grazie. Ehi. Che svolta. Oggetto non identificabile. BJ Billie Jean. No. Ma sembra Wall-E, quello della Pixar. Non ci credo. Ha parlato. Se vuoi definire parlare, BG. Undici cinque. È proprio come nel film. Quale? Rifletti. In un film di fantascienza, un alieno finito sulla Terra, fammi uccidere un bambino, è un classico 82. Vabbè, me lo sapevamo già. Ah no, su di lui... No, aspetta. Ah, ok. Un alieno? È un extraterrestre? Oh, non riesco a crederci, in realtà sembra un robot, prima di dire che è un extraterrestre. Cioè sembra, è un robot. Io sono la prescelta? Alieno. Ciao. Ti ho spaventato? Va tutto bene, io sono tua amica. Capisci quello che dico? Io e te? Essere amici. Wall-E, scusa. È uscito fuori. Ok, calma. Sì, deve essere così. I tipi strani che giravano al campus sono gli uomini in nero. E sono venuti a prendere questo alieno. Stanno cercando qualcosa. Questo spiega tutto. E io? Io devo proteggerlo. Benvenuto sulla Terra. Adesso leggi dietro Made in Japan. Non riesco a crederci. Che emozione. Il mio sogno all'improvviso si è avverato. Billie Jean. BJ 11. BJ, ti chiami così? Io mi chiamo Natsuno. Codice intralocitor associato. Intralocitor? Natsuna. Esatto. Quello è il mio nome. BJ. Rifletti. Si chiama BJ, è un alieno venuto da un pianeta altamente civilizzato. Questo te lo chiedo. Quella è la tua tuta spaziale, ma sei scema. A parte che sembra più un cestino. Cioè, praticamente è una specie di parallelepipedo che si apre. Perché se porti giù la testa, chiude. Sembra che chiuda un po' la. Il tuo cervello è dentro un baratto.
Cazzo no. Inserire cella di memoria, quindi non si ricorda un cavolo. Perfetto. Sei una meraviglia, BJ. Parliamo la stessa lingua. Andare al portale. Ah, ok, viene dal futuro, non da un altro pianeta, ovviamente. Portale? Non capisco di che parli, lo stesso che hanno usato gli altri, mi sa. Ho visto il film, devi contattare il tuo pianeta, giusto? E poi un UFO verrà a prenderti. Lo so, ti aiuterò io. Ricerca portale. Wow, caspita, un ologramma. Che tecnologia avanzata. Guarda la mappa. Guardiamo la mappa. Vuoi andare lì? So dov'è. È il santuario vicino alla scuola. Ah, ok. Adesso il portale che abbiamo visto. Ehi, aspetta. Se esci fuori così, gli uomini nero ti prenderanno subito. Il luogo indicato da BJ sulla mappa è il santuario vicino a scuola. Devo nasconderlo per portarlo lì e metterlo nel bucato. Questo no, questo no, questo no.